Ciao ragazzi, Andrea Pedrazzini, Goats Playing Basketball, e nel video di oggi voglio insegnarvi le caratteristiche fondamentali per avere un buon tiro dalla distanza. La cosa più importante per iniziare è la larghezza della base. Il tiro parte dalle gambe, quindi quello che io devo avere è una larghezza di piedi grande quanto le mie spalle o poco più grande, perché se io ho le gambe troppo larghe non avrò la spinta per arrivare al canestro. Se ho i piedi troppo uniti non sarò stabile per tirare dritto. Con la base larga invece è già un'altra storia. Seconda cosa fondamentale è che il braccio deve finire verso il ferro, possibilmente non troppo piatto, non troppo teso, ma a un angolo di circa 45-60 gradi rispetto al pavimento. Ma non stiamo lì ad essere troppo precisi, l'importante è che vada teso dritto con la mano che punti al ferro. Il caricamento spesso viene sopravvalutato perché dipende dalle caratteristiche fisiche di ogni giocatore. Se voi ci fate caso, Stephen Curry, che è cresciuto non avendo abbastanza forza per tirare e avendo le mani piccole, tira molto più di spalla, ma la mano finisce là. Klay Thompson, che ha un tiro super ortodosso, è bello stretto, la mano finisce là. Se la mia mano non finisce verso il canestro, sarà difficile essere un buon tiratore. Ok la meccanica, adesso andiamo a vedere dei particolari un pochino più dettagliati. La prima cosa che dovete stare attenti a fare è quando ricevete, le mani sono già in posizione di tiro, il polso è già carico. Non devo prendere la palla come se stessi prendendo un qualcosa al volo, ma non per tirarlo, perché poi devo sistemarmi per andare a tirare a canestro. Se io invece aspetto il pallone già con le mani pronte, poi sarà solo un problema di mettere i piedi a canestro e sparare. Le gambe sono semi piegate, io sono già pronto ad aspettare il tiro, quindi sono qui, la gamba è piegata, mi metto a posto, piedi al ferro, e sistemo quello che devo sistemare che abbiamo visto in precedenza per poter tirare bene a canestro. Bene, queste sono le cose che ritengo più importanti per avere un buon tiro. Ovviamente non prendiamoci in giro, per fare in modo che tutti questi accorgimenti tecnici diventino automatici ci vogliono ore, ore e ore di allenamento. Il modo migliore per diventare degli ottimi tiratori è cercare di pulire il più possibile la meccanica, tirare con una meccanica decente e tirare tanto. La cosa che accomuna tutti i più grandi tiratori della storia è la quantità di ripetizioni che hanno eseguito nel tempo. Tirare a canestro è una questione di memoria muscolare e di allenamento. Se non metti il lavoro necessario che serve per diventare delle macchine, difficilmente sarai un ottimo tiratore. E questo è quello che ti devi portare a casa ed è la cosa più importante da fare. Ora non ti resta nient'altro che allenarti.